altrimenti sarà spaventata nel modo che decidono loro. L'obiettivo è di terrorizzare tutti in modo indistinto e in modo che noi non possiamo renderci conto di che cosa sta accadendo. Allora io, per farla breve, perché non voglio superare il tempo che mi è stato assegnato, mi faccio questo ragionamento semplice, di cui naturalmente la gran parte di quelli che sono fuori da qui non sanno nulla, anzi, sanno il contrario del nulla, una meravigliosa sintesi. Ed è questo: chi è che ha messo le bombe a Parigi e in Brasile? Tutto il mondo, tutti gli italiani sanno che le bombe sono state messe da ISIS, dal Daesh. Sì, è vero, se lo chiedete, chi ha messo le bombe? Sono gli islamici, sono loro. Punto? No, non punto. La seconda domanda è: chi è che ha creato il Daesh? E qui mi dà una cosa divertente. Noi sappiamo molto bene chi ha creato Daesh, noi che siamo qui. Io in qualche dibattito televisivo ho posto la questione sempre in questi termini. La domanda è questa: chi paga? Chi paga? Un esercito di 70.000 uomini costa miliardi. Sono 5 anni che questo esercito sta occupando un pezzo intero dell'Iraq e quasi tutta la Siria. 5 anni, ma quanto costa un esercito in queste dimensioni, con le mitragliatrici, i camion, le bombe, i servizi di comunicazione, eccetera, eccetera. Chi ha creato questi soldi? Ma è molto semplice, chi li ha? Ma stranamente qui l'attenzione dei nostri giornalisti e dei nostri corrispondenti televisivi diventa annebbiata. Chi ha creato questi soldi? Proviamo un po' a fare una analisi. Saranno i russi? Non mi pare. Nessuno ha detto che sono i russi, quindi i russi non hanno pagato Daesh. Seconda ipotesi, saranno i cinesi? Mi risulta che qualcuno ha detto che sono i cinesi per pagare Daesh? No. Allora chi resta? Chi resta a disposizione? C'è soltanto appunto qualcuno che ce l'ha di soldi fin quanti vuole, sopra la testa. E noi sappiamo chi sono. Sono l'Arabia Saudita, che è un nostro alleato. Noi commerciamo con l'Arabia Saudita. Vediamo anche la Saudita. Poi la Turchia, sappiamo che la Turchia ha finanziato, ha aiutato, ha organizzato. La Turchia è un nostro alleato diretto, è un membro della NATO. Quindi noi abbiamo due creatori che sono nostri amici, ci danno il petrolio, il sacco di roba, e soprattutto aggiungo, perché viene tenuto prendere questo dettaglio, i servizi segreti dell'Arabia Saudita e i servizi segreti della Turchia, in quanto membro della NATO, sono delle filiali della CIA. E non è possibile che queste decisioni siano state prese su queste dimensioni da miliardi di dollari al mese, siano state prese senza che i servizi segreti americani fossero perfettamente al corrente di quello che stava accadendo. Dunque, concludo, Daesh e la CIA sono un prodotto della strategia politica dell'Occidente e degli Stati Uniti d'America. Mi sembra chiaro. Ma questo collegamento logico non viene fatto da nessuno. Gli islamici sono terribili, mettono le bombe, sono i nostri nemici, vogliono ammazzarci, eccetera, eccetera. Ma se tu chiedi chi ha fatto Daesh, non te lo dicono e non te lo spiegano. E quindi noi dobbiamo rompere questo cerchio vizioso. Daesh l'abbiamo fatto noi occidentali. E Daesh viene scatenato contro noi occidentali, o meglio, contro noi europei, non contro tutti gli occidentali. Contro noi europei. Questo è il problema. Allora bisogna capire che cosa vogliono fare quelli che organizzano tutto questo. Io sarò molto sintetico e finisco. Gli Stati Uniti d'America sanno che il fiato che loro resta è poco. Hanno una grande fretta. Nel 2014 hanno aperto e hanno cominciato l'aggressione.